Un evento trasporto e solidarietà, quello costruito per mettere ufficialmente a disposizione di Capo d'Orlando il secondo tratto del lungomare Andrea Doria, che si unisce a quello già completato lo scorso anno. Proprio per valorizzare la sistemazione della pista ciclabile, ieri pomeriggio è stato presente Francesco Moser. Il campione del mondo ha dunque festeggiato con i suoi tifosi siciliani il trentennale del record mondiale dell'ora su pista ottenuto a Città del Messico. C'è anche la pista ciclabile sul lungomare, che è una cosa per... penso che vada bene, magari ci vorrebbe più lunga. La prima corsa che ho fatto in Sicilia, siamo arrivati qui a Capo d'Orlando, era il primo giro di Sicilia che ho fatto, che era solo di un giorno, partivamo da Messina fino qua. E lui è un vecchio conoscente, adesso gli diamo la cittadinanza onoraria a Capo d'Orlando. È un sogno, perché lui è un campione di ieri, però da esempio dei campioni di oggi, perché è una persona che non si accontenta mai e nella vita questo è essenziale. I lavori di riqualificazione del lungomare per questo secondo tratto sono stati effettuati con fondi comunali, un appalto da circa 200.000 euro aggiudicato ad un'impresa di Santa Catamilitello. L'intervento è consistito soprattutto nell'ampliamento del marciapiede e l'adeguamento della pista ciclabile, che viene separata dalla sede stradale da aiuole nelle quali trovano posto Palme Washingtonia. Una pedalata e una camminata dedicata a questo bellissimo lungomare, questo restyling che sicuramente ha avuto il suo effetto. Quale migliore occasione per un'estate che abbiamo dedicato agli Oscar, invitare un campione, 30 anni di attività, 30 anni dalla sua prima maglia rosa, Francesco Moser, in tutto questo partecipa a Capo d'Orlando in una festa che per noi è l'inizio dell'estate.